Buongiorno carissimi, bentrovati in questo lunedì della quinta settimana del nostro tempo di Quaresima. La liturgia di oggi ci presenta un brano del Vangelo che è conseguente a quello di ieri. Siamo quindi al Vangelo di Giovanni, in capitolo 8, dal versetto 12 al versetto 20. Siamo nel contesto della festa delle capanne. Si accendeva nel cortile del Tempio dei grandi lampadari, potremmo dire. E allora Gesù, vedendo questa forte luce, ha modo di dire: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ci ricordiamo benissimo come i farisei e gli scribi stanno avendo sempre di più un ostio e un malessere nei confronti del Signore, e quindi c'è un battibecco. I farisei dicono: Gesù, tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Perché ovviamente per avere una buona testimonianza occorrevano due testimoni, ma Gesù è in comunione con il Padre e alla fin fine dirà che voi non conoscete né me né il Padre, se conosceste me conoscereste anche il Padre mio. Gesù si trova nel luogo del tesoro, insegnava nel tempio e non fu preso perché ancora non era giunta la sua ora. Veramente Dio è colui che illumina la storia, gli uomini, illumina la nostra vita. Ecco perché nel brano del Vangelo di oggi, nel brano, scusate, della prima lettura di oggi, tratta dal profeta Daniele, siamo al capitolo 13, qui si racconta di Susanna, che era moglie di Joachim. Susanna era una bella donna, e pertanto ne furono scelti due giudici che erano anziani, i quali misero d'occhio su questa ragazza che non si volle concedere alle loro avance, ma nello stesso tempo questi due anziani volevano screditarla, quindi una donna adultera, una donna che deve essere presa a sassate e quindi essere lapidata. Susanna rimane ancorata nella verità e Daniele interviene in questo, nella ricerca della verità, mettendo a confronto le due affermazioni degli anziani in maniera separata, e ciò è contraddittorio. Quindi, pertanto, mi viene chiesto soltanto dove hanno visto Susanna, sotto quale albero, e alla fine si contraddicono l'uno con l'altro, e quindi la loro testimonianza è falsa. È vero che Gesù è la luce del mondo, chi segue lui avrà la luce della vita. E allora vogliamo porci questa domanda: se realmente questa settimana la vogliamo vivere alla luce del Signore. Quella parola di Dio accolta in noi è come un raggio che entra in una stanza, fa luce e fa vedere anche quali sono le ombre che si nascondono, di sporcizia, la polvere che è sopra i mobili. E allora ecco, cerchiamo oggi di vivere alla luce del Signore per poter organizzare meglio quella che è la nostra giornata, il nostro parlare, il nostro muoverci nelle situazioni che ci capitano. Ecco, vi auguro quindi di vivere una giornata così, nel nome del Signore, sotto la sua luce, che è luce di verità. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.